Facciamo un discorso un più po' più perché è generale. interessante, cioè nel senso, questo è un partito Zelig, cioè è inutile che continuiamo a ragionare su quello lo colloca, ha sbagliato la Lega a immaginare che potesse essere un alleato strutturale, sbaglia Bersani a dire che è un alleato strutturale. Noi non siamo andati al voto, non per quel programma che è molto generico, ma perché non possiamo andare al voto, perché altrimenti i 5 Stelle avrebbero perso la metà dei loro... Quindi noi dobbiamo partire da questa prospettiva qua. Quindi immaginare che diventi un alleato strutturale è un errore. Lì manca un soggetto, né tantomeno puoi immaginare che la coalizione... Lì è l'errore di Bersani, lo stesso che fece D'Alema quando pensò che la Lega era una costola della sinistra. Cioè c'è un modo di buttarsi davanti e gettare oltre l'ostacolo il cuore, ma non è così. C'è una parte del Movimento 5 Stelle che lo puoi ritrovare in quello schema, però non è tutto. E quindi probabilmente questo elettorato, che è una grande nubulosa, una grande galassia gassosa, piano piano si sposterà. Esatto. Il punto vero, in quello ha ragione Salvini, è che... scusami, Casini. Allora lo fate apposta però. Allora, è che proprio tu devi trovare qualcun altro, diciamo, che va a coprire quello versante là. È quello il problema del PD, non è altro... Tu puoi adesso andare alle elezioni in questa maniera, ma è una cosa, diciamo, che va qui, ma è proprio, diciamo, è un periodo proprio congiunturale in cui per, diciamo, sopravvivere devi fare un'operazione di questo tipo. Ma non è detto che funzioni proprio non per è detto neanche che funzioni. Perché comunque il Movimento 5 Stelle quando ottiene il massimo dell'exploit, quando Renzi è al massimo, fondamentalmente, o quando invece Renzi scende, cioè sono speculari. Con una sinistra invece come quella di Zingaretti c'è il rischio che poi si elidono a vicenda, cioè che o i voti vadano direttamente, che sono sempre quei voti del centro, certo, che si contendono sempre una parte quella se ne va via, poi però c'è stata quello che ha detto, sì. Che ha detto